il nuovo calendario liturgico unisce per la prima volta i tre arcangeli della tradizione biblica in una sola celebrazione. Si tratta di Michele, che significa chi come Dio, Gabriele, forza di Dio, e Raffaele, Dio ha guarito. Di Michele si parla quattro volte nella Scrittura, due volte in Daniele, una volta nella lettera di Giuda e nell'Apocalisse, dove lo vediamo combattere contro il dragone. Nel culto cristiano era già presente nel secolo IV e sono numerosissime le chiese e le cappelle a lui dedicate. Si pensi al santuario del Gargano, all'abbazia normanna di Mont-Saint-Michel in Normandia e al romano Castel Sant'Angelo, dominato dalla statua di Michele, che è presentato generalmente vestito da guerriero. È invece Gabriele che annuncia la nascita di Giovanni Battista a Zaccaria e quella di Gesù a Maria, alla quale delinea l'altissima fisionomia di Gesù, grande figlio dell'Altissimo, erede di Davide, figlio di Dio, facendosi così messaggero dei tempi messianici e rivelatore dell'evento centrale della storia della salvezza. Nell'Antico Testamento, nel libro di Daniele, appare come annunciatore di divine rivelazioni, mentre nell'Islam è descritto come l'angelo che comunicò a Maometto il Corano in nome di Dio. Nella storia dell'arte la sua figura domina nelle infinite raffigurazioni dell'Annunciazione, si pensi solo al Giotto e al Beato Angelico. Quanto a Raffaele, che appare solo nel libro biblico di Tobia, è descritto nei panni di custode e guaritore. Mentre Michele e Gabriele hanno compiti ufficiali, nazionali e storici, Raffaele è l'angelo della quotidianità, che assume un profilo umano per essere a noi più vicino e guidarci da vero e proprio angelo custode nelle difficoltà dell'esistenza. Egli è l'amico che consiglia e sostiene, è la presenza visibile di un Dio invisibile ma amoroso verso le sue creature. Per la sua opera di guaritore, Raffaele è venerato come uno dei patroni di coloro che curano i malati.